Delle jelly. Vabbè, non l'uva. Delle caramelline gomosine che dentro hanno un'altra gomosità. Due tipi di gomosità, questa gomosità opaca e questa gomosità zuccherata, veramente. Questa è zuccherata. È lucida. È tipo zucchero sopra. Cacchio, che buone. Chi lo sa da dove viene questa? Grape caramel. Però grape è quella buona, però. Sì. Buonissimo, cioè, nel senso... Socca. L'uva bomba. Soccato. Una bomba di gusto, non sono come quelle caramelle che abbiamo provato all'inizio, però questa mamma mia. Soccato. Mi ha mandato la mano su questa... Mamma mia. La scatola ci sta scioccando. Japan Crate è una scatola più bella che io non... che abbia mai visto. Che abbia mai visto in tutta la mia vita. Japan Crate, vi amiamo. E questo è poco, ma si sa. Sì, io vi amo. Allora, apri con la pratica apertura. Certo. Che i giapponesi ti indicano con una freccettina. E questo deck è lotte. Bella... Lottiamo. Guarda, non lottiamo con le bacchette. Sì! Ah, sono quelli là così! What the? Che cioccolato, ragazzi! Bacchettine di... Due tira l'altro. Di tipo grissini, però i grissini, proprio la pasta dei grissini è fatta con il cioccolato. E dentro c'è il ripieno al cioccolato. Mamma mia! Inspiegabile. Veramente qualcosa di magnifico. Si percepisce. Si sente anche un po' di retrogusto amaro, se vedi. Una sorta di cioccolato fondente. Non sento niente. Io sento buonezza, bontà. Io sento bontà. Sento bontà del gusto. Che è molto. La gustosità. Gustosità. E quindi queste direi. Vai. Mamma mia. Su. Ci piace. A noi. A voi. Momo, questo è bellissimo. Momo, peccaccia. Peach. Peach. Questo è un culo di un bambino. Aspetta, io voglio No, è un culo di bambino. È un culo di bambino. Voglio morire così. No. Voglio morire così. Voglio morire con un culo. Sono dei culi a pesca. È tutto mio. Allora, questo. Questa caramella gomosa, a differenza delle altre, non si scioglie totalmente in bocca. È buona. Bisogna masticarla. Sono gustosa. Però la pesca... Queste però devo dire che ne ho provate di migliori, alla pesca. Le caramelle giapponesi in realtà sono molto buone. E ci piace la gomosità giapponese alla pesca. So piace. E questo ci si sa. Ragazze, mamma mia, un like così. Guardate il pollicione e dite si piace, vai. Ta-da! Birra giapponese. Ma quando mai? Questa la dobbiamo decifrare. Prima cosa. Parade. 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 Mirukuseki. Mirukuseki. Miruku sappiamo che la Japan Crate è bellissima. E questa si chiama Miruku. Che vuol dire? Partiamo che la Japan Crate è bellissima. Miruku. Miruku. Che ti sembra? Latte. Uè, ciao. Però Seki non lo so che cazzo è. Latte di quadro. Scoprire. Wow, bellissimo. Guarda. Ci sono le aperture. Ci sono le scritte giapponesi sulla latta. Odora. Sembra biscotto. Oh, è densissimo. Sembra gelato. Non è trasparente, no. Ovviamente, perché latte. Sembra, non lo so, sciroppo. Che bevo io. Mi faccio schifo. Un concentrato di zucchero e creme caramel. No, questo lo dobbiamo vedere a che gusto è. Almeno io non l'ho capito. Dolce. Caramello. È in pratica una bibita che è da sempre esistita in Giappone ed è vecchia quanto il Pac-Man. No. Il gusto è dolce. Bello fresco. Sembra, a me sembra caramello. Per sembra me sembra un bel latte. Creme caramel, ecco. Un bel latte. Mi ricorda molto il gusto del creme caramel. Bel latte. Devo dire che questo non ha lati negativi. Mamma mia, buonissimo. Ah, vabbè, no, buonissimo. No, a me invece buonissimo, no, buono. A me sulla, buonissimo, sulla norma. Buonissimo, no, buono. Prego, vada avanti. No, vabbè. Lete. No, che ti ricorda questa? Che ti ricorda? A parte che... Che bellino, quello là che scoppiò.
Scoppio in faccia a Rita. A parte che mi ricordano tanto le caramelle al gusto detersivo. No, però mi ricorda tanto il biberon. Vai, apri. Questo è il biberon finto per tua figlia, vai. Aiuto, era la più bella. Quindi dovrebbe essere la... Come si chiama? Aspetta, no. Odoro. Come si chiama? Aspetta. La? E adesso ti verrà in mente appena la mangerai, la caramellina a gusto detersivo. Beh, queste qua mi sanno di pasticche. Morirò. Di pasticche. Non voglio morire. Di pasticche alla merda. No. Mamma mia. No, ragazzi, no. Questa mamma mia tiene un retrogusto finto, un retrogusto polveroso. Mamma mia, è proprio brutto. Ci piace. Inizia per la R. La ramune. Lo tenevi proprio sulla punta della linguina, proprio lì. È troppo grande. Dai, prendi. Salsa di soia. Fai vedere. La salsa di soia, come mi piace tanto. Queste patatine vanno assolutamente stampate nel cuore. Vai, apri, dai. Col cuore, raga. Patatine col cuore. Con la zia. Mamma mia, che mamma ci bagna oggi. Le spezie si sentono. Buonissimo. Lo sai. Buono. Sto andando verso le balese. Adesso hanno una consistenza strana. Sembrano patatine che hanno assorbito dell'acqua e quindi di conseguenza sono molle. Snack alla salsa di soia. Ecco perché ci piace tanto. A me piace la salsa di soia, quindi quando la vedo mi innamoro e scopro tutti i sapori del mondo. Quindi diciamo salsa di soia nel cuore. Così? Ma il tuo cuore non si vede. Ma il tuo cuore non si vede. Il mio cuore. Col cuore. Dai, vai così. Il mio cuore è vostro. Sì? Piazza il cuore. Sì? Piazza il cuore. Sì? Piazza il cuore. Sì. La busta. No, la cartavelina, la cartavelina. Fammi leggere. Potato. Il potato sono di fritto lei e guardate quanto è figo sto bambino. E c'è anche questo, non è l'ultimo. Vabbè, dopo. E guardate quanto è figo questo dragone. Cioè mi stai dicendo che mi stai... Adesso apriremo patate al dragone. Sì, patate al dragone. Gusto dragone. E la sa fare. Odoro. Mamma mia, guarda bene queste patate. Però non è a forma di dragone. Ma brutta mia. Brutta mia. Che gusto magnifico. Non mi ricordo la spiaggia. Burro sicuramente, si sentiva. Ragazzi, e questa è la fine. Dopo... Ragazzi, questo penso sia stato lo snack che ha fatto il boom del mondo. Se mi sono mangiata queste patatine, sono ingrassata e mia sorella non ci entra più nessuno. Sapore del burro e salsa di soia insieme. Ragazzi, sono la bomba, sono la vita. Sono davvero... Allora, una cosa speciale proprio. Specialissimo. Cioè, non so dire la parola, una parola. Non tre mi piace. Non lo so dire la parola. Il ci piace! Mamma mia. Sto sull'anca, guardate, si dura. Lo snack che io non ho visto. L'ultimo velocissimo. Però, velocissimo. E poi è finita la scatola. Purtroppo per questa volta è finita la scatola. No, ragazzi, ma bellissima, guardate qui. È uno snack piccolino che c'è scritto dentro la scatola. Sì, sono delle gomme all'arancia. Già l'arancia fa schifo. Poi aspetta le gomme. Le pallette. Le palline del mercatino. Tutte cose buone. Pure all'arancia che non ci piace. Vabbè, tranne quelle. Bravo. Anche se l'arancia non ci piace tantissimo. No, è mia. Io adesso vi vorrei far vedere come mia sorella sta rotolando con la sua pallina rotolante. Non si può dire di no a questa scatola. Ragazzi, comunque non si può decifrare. Cioè, questa quanta scatola bontà. Vale tutti i 35 euro che costa. Sì, vale tutti i soldi che costa, veramente. Vale come scatola. Vi divertite quando mangiate questa scatola. Japan Crate, la più bella scatola che ci sia. Mamma mia, ragazzi. Buonissimo.
che lo porta. Che dire? Acquistatela. Nessuna parola. Subito. Comunque, ragazze, ci sono piaciuti tantissimo. Tantissimo. Vabbè, tantissimo. Ma poi si vede dal video, non è che ve lo dobbiamo dire. Sì, e la mia faccia bella, che gustosità. Sì, la faccia di questa stupida astro. E sono qua in 7 rosse come Heidi. Il mio bimbo. Il bimbo ha fatto quel 7 rosse. Comunque, noi, se volete, ci vediamo al prossimo video, perché abbiamo finito dei snack. Dici ciao. Ciao. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Seguiteci tanti su Instagram e su, e condividete questo video e mettete tanti mi piace e iscrivetevi ovviamente, e qua sotto c'è il link di questa box. Ciao, buonanotte.